Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati in un nuovissimo episodio della Crackshot della Great Armory. Dopo un po' di tempo, neanche tantissimo tempo, dopo le armi degli iscritti, non è passato chissà quanto. E oggi siamo qui perché oggi è la festa dell'amore degli innamorati. Auguri a tutti gli innamorati. Auguri innamorati a tutti quanti. Rose, fiori e tutta quella roba lì. Comunque, e love proprio. Bellissimo. Comunque, oggi, visto che usciva la Great Armory, l'avevo già programmato, ci sarà l'episodio special di San Valentino. Vedrete. Ah, vi avviso, ha buildato tutto lui. Guardate l'impegno che ci ho messo io. Però, mamma mia, che impegno! Piano, bisogna goderselo tutto. Bisogna goder. Perché c'è una pecora? Cioè, ho capito perché sei innamorata. Sei innamorata. No, picchiare, innamorata. Devi andare lì. Sì, ma sei innamorata. Ma dai! Mi ha dato la testa. L'amore. Guarda te l'amore, oh, no, a volte cosa ti fa fare. Guarda te. Comunque. Allora, pian, chiudiamoci bene questo momentino. Guardate che bei alberi in fiore. Sono ciliegie in fiore. Mamma mia. Piano, con calma, con calma. Siamo arrivati. È stato un bel percorso. Due sono le armi di oggi, ovvero la romantica. Vabbè, ha un nome più lungo. E le rose rosse. Detto così, no, rose rosse. Rose rosse. Infatti l'ho fatto leggere a lui perché io non lo so romagnolo, quindi... La prima arma che vedremo è questa. La Roger Roche è un'arma spammabile, quindi ne prenderemo un po'. E scusa, ragazzi, mi raccomando, non scrivetemi nei commenti che si può settare già con la crash shot. Ho messo, mi metto nell'angolino. Ho messo questo plugin solo per far prima, cioè solo per quello, quindi non mi... Basta! Alta. Non le sto facendo, le spammi. Le sto solo prendendo. La descrizione: mo regalo un bel mazzo di rose rosso alla tua amorosa. Mi raccomando, ragazzi, fai un regalo amoroso. Perché questo si chiama, sì, rose rosse, ma questo è un regalo amoroso. E con un bel mazzo di rose esplosivo. Ed è bella. Poi abbiamo il colpo romantico. Colpo romantico, una potente... Potente rosa, potente. Questo ve lo giuro non l'ho fatto apposta. Potente rosa, potente e romantica. Ciao, mi vedo anche, pensate quanto sei romantico. Che sono romantico. Descrizione: questa è l'arma di Cavini, l'arma di tutti i piccini. Grande. Perché Cavini, poverino, ancora più. No, c'è ancora Piccirotto Cavini. Non credo che l'abbia riparato. Poi Cavini non si caga mai. Lui. Vabbè, lui è il re dei Cavini. Quindi, vabbè. Ci sta che non ci caghi. Cavini! Andiamo all'arena, andiamo a provare queste due armi bellissime, meravigliose, andiamo. Spettacolari. Infatti, io con le mie sante. Prima cosa, vediamole in esclusiva. Le vediamo proprio. Allora, la prima è il regalo amoroso. Amoroso. Via! È spammabile! Sì, lo so. Cioè. Allora, spamma fiori e enchantment table che segnala che l'amore è una cosa magica. Ecco appunto. Dio, la sofferenza! Neanche tanta poi. Ma neanche tanto. In confronto all'arma di Natale, quella sì che era sofferente. Spammare, questo ci si diverte tutto il giorno. È l'arma dell'amore, questa. È l'arma dell'amore. Ma è brutto perché l'enchantment table non riescono a uscire. Quindi vedi tutte le enchantment table sparse in giro. No, guarda fuori. Ma non anche fuori, potevamo farlo fuori, scusa. Perché qui abbiamo un'arena, scusa. L'ho buildata, l'ho scaricata. L'ho presa apposta, l'ho messa qua. Quindi bisogna sfruttarla. Tappato i buchi perché ci crepavamo sempre. La seconda arma è il colpo romantico. Vediamola un po'. Questa non è esagerata, c'ha il mirino. E spara fireball con mazzi di rose. Spara. E poi si ricarica anche veloce, Sì, perché mi scocciava settare la cosa. Comunque, no, era calcolato. Ora bisogna fare un'altra cosa. Dai, mettiti in crane. Perché c'è Preio, però? Fammi prendere Kit Crit. Fammi prendere un bel Kit Crit che vorremmo sopravvivere fino al prossimo anno. Cosa uso? Uno alla volta, uno piano. No, uso questa, il colpo romantico. Ial prima. piano. Metti l'armatura? Senza armatura? Ma mi sei tolta! Ma me l'ero messa! Allora. Non è vero che te l'ero messa. Sì, ne sa.
Pronto? Pronto! Scarico 10 colpi? Ho paura. Aia, non mi fa neanche male, però mi dà fame. Poison 2 blindness. Non vedo un cazzo. Aia, non vedo un cavolo. Beh, piano. Allora, non fa tanto danno a colpo, ma oh, ti rompe le scatole in una maniera assurda. Ci sta come è cosa. Bellissima. Aspetta, l'amore. Basta! 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 Oddio. È bellissimo. Oddio, ho avuto l'infarto. Proviamo il mazzo di Roche, ho già paura. Pronto? Vai. Io sono già tremato. Tu ce l'hai. Vai. Vai. Ce l'ho. Tagliati dalla creative. Sono già tolto. Non mi sono tolto. Che bei fiorellini. È la Madonna. È la Madonna. Mi dà Wither 2. È la Madonna. E penso che le hai fatte tu ste armi. E non me le ricordo. Che bei fiorellini. Aiutate. Mezzo cuore. Sei morto. Mezzo cuore. Fuggio. No, ti sei messo in creativo. No, no, mi sono dato Lial. No. Fuggio. No. 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 No, 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 parliamone. 74. Parliamone. Aiuto. Aiuto. No, 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 scherzavo. Siamo amici. No. Amici come prima. No, amici come prima. L'amore, la mondo. A te. Il don. Che figata, Storm. Rosse per te, sai. Dimmi quando. Penso che ne avevo 64, ma ne sono rimaste 6. Ah, quindi non hai neanche finito lo stack. Però è un'arma che fa malino, in effetti. Fa un po' malino. Ti rompe le palle e piano piano ti fa male. Quindi è carina. Fa proprio leggermente malino. Non vorrei dire, ma sinceramente, forse alla NASA non le fanno così potenti. Aspetta, fammi togliere l'armatura. Madonna, ma l'armatura me l'hai tolta. È quasi a metà. Vabbè che non c'ha l'unbreaking, ma è quasi a metà, No, è che non c'è. Sei creative. Oddio. Non me l'ho messo, ok. Oddio, l'infarto, dove sei andato? Ah, qua. Bene ragazzi, anche l'episodio di oggi della Grag Shot, mi spacco le cuffie, è finito. Grag Shot. Comunque della Great Ceremony di San Valentino, può concluderci qui. Ragazzi, buon San Valentino. Buon San Valentino. E diciamo una cosa: se mi trovate in questi episodi, c'è una cosa che è cambiata negli altri episodi. Se la nota, il primo che la nota, il primo, non il secondo, non il terzo, primo proprio, no, no, il decimo, non il ventesimo, il primo che la nota parteciperà all'episodio della Crack Shot dedicata alle vostre armi. Le armi personali. Dovrà ovviamente avermela inviata anche lui, perché se no non vale. Quindi. Però se non te l'hai inviata puoi sempre inviartela prima del video. Ovviamente. Non il giorno prima del ovviamente video. Ovviamente ci mettiamo d'accordo. Mi manda una bella emailetta. Senza che mi spacchi a Genka la piazza principale. Quindi il primo che mi dirà cosa c'è di diverso degli altri video oggi potrà partecipare. Mi scriva nei commenti. Diceteci anche poi e ne parliamo. Dovunque ci sistemiamo quello che volete, mi sparerò anche probabilmente e niente. Quindi inviatemi le vostre armi se avete, fammele vedere perché a me fa sempre piacere vederle e per il momento possiamo dire che è finita. Buona spacco in vetra, buoni innamorati, buon innamoramento. Poi chi lo ripara questo? Ma chi lo ripara questo? Adesso lo rimetti a posto, un guarda. Blocco alla volta. Sì, e mi devo mettere lì tac tac. Tac, tac. Prossima volta sarò ancora qua, probabilmente. Ma l'ho fatto io, soffitto tanto. Fa niente. Ah, lo riparo. Beh, giustamente, lo riparo anche. Casa no, è casa di tutti. Non ho ben capito io, eh? Di tutti i great playerini del mondo. E poi chi vince, come fa a venire qui a fare PvP contro di te? Attacca il tram. Fammi riparare. Anche qua c'è un buco. Ma basta! Ciao, Vicente.